Cioè, 12:20 c'è la visita, poi torno dalla visita. Comunque, 1:30 più o meno sono lì. Ok, Ciao bimbo! Ciao ciao. Ciao. bimbo! Devo dire, ragazzi, che sono veramente gasatissimo perché finalmente oggi andiamo a girare con l'arboreto ed è una vita che non giro con l'arboreto. Ma prima volevo rendervi partecipi del pacco che mi è arrivato ieri, che ho già aperto. Ragazzi, voi vi starete chiedendo che cos'è questa marca Ilks ed è il mio nuovo sponsor di occhiali e mascherine. Per adesso, ragazzi, mi è arrivata questa e io ho ordinato tutte quelle che fanno perché così almeno posso scegliere quella che mi piace di più e vi saprò dire a breve come mi trovo, come sono, vi darò dei feedback. Invece questa qui sono veramente gasatissimo di usarla. Raga, guardate che elastichino. Comunque, raga, andate veramente a farvi un giro sul loro sito, giusto per adesso farvi magari un'idea di che marchio è. Ancora magari non l'avete mai sentita, soprattutto in Italia. Qualità percepita è veramente alta e soprattutto costi contenuti e spedizione gratuita in tutto il mondo. Probabilmente prima avete sentito dire a che ora ho la visita. Adesso sto andando a fare questa visita, poi vi spiego. Vieni, caro. Sei in testa, giusto? Sì. Che patente devi fare tu? Devo fare la. Sono iscritto a patente per la moto. Per l'anno prossimo, probabilmente ci sono delle novità in ambito moto. Bene, ragazzi. Sono tornato. Adesso è ora di cambiarsi in fretta e furia. Come al solito, sono in ritardo. Andiamo a prendere l'arboretto che andiamo a girare. Oh, coglione! Guarda che sto uscendo, tra poco sono lì. Vieni davanti all'altro box che sto prendendo la bici. Controllo se di là, ma era proprio spalancato? Aperto. Aperto, cioè, com'era? Sto chiuso così. C'è un problema. C'è un box aperto e non c'è la mia bici dentro. Voglio vedere se non l'hanno forzato. No, adesso tutto, Vediamo. Era così. Era aperto così. Ah, era così. Così. Ah, minchia. Ah, Gesù Cristo. Sente, lui è sceso per prendere la bici. Box aperto senza forzatura, che è la cosa più strana. E mancava solo la bici, non hanno preso nemmeno il casco, sti stronzi. Io stamattina mi è arrivato un messaggio di un bambino che mi ha detto: ciao, mi hanno rubato la bici. Mi mette la foto della bici e mi scrive: ti va di pubblicare tra le storie per dire che è rubata, di cercarla? Chiarire. Dopo non gli ho risposto. Porca puttana, adesso sono sceso giù, non c'è più la bici. E adesso mi tocca a me fare la no. storia, dire che l'ha rubata. 2 giorni dopo il compleanno, ragazzi. 2 giorni hanno rubato la bici dell'arboreto. Ragazzi, perlustrate tutti i mercatini. Oh, se vedete una cavolo di Canyon nera, guida alta 2 km. Sella Cro-Mag scocciata, ragazzi. Ha detto che alla fine ci sta, 2 giorni dopo il compleanno, un bel regalino così, pam, di quelli inaspettati, proprio belli. Secondo me, sculato come sei, te l'hanno presa il giorno del tuo compleanno. Davvero, abbiamo cazzo. Una notizia brutta per te, Grigio. Cigrigio. Hanno rubato la bici all'arboreto. Oh, la Madonna. Queste cose in città succedono, vaffanculo. Ivo, triste notizia. Le alboretate, anche non sulla bici, pure nella vita reale, li capitano, cioè... Almeno qualcosa abbiamo guadagnato oggi. Un paio di occhiali. Madonna. Vabbè, hai guadagnato questo almeno oggi. Ci sta, alla fine come bilanciamento è... Ok. Ci stava. Bisogna affrontare ogni cattiva evenienza con freschezza. Oggi almeno lo vediamo. Gli facciamo provare una bici che gli fitterà benissimo. No, una bici seria.
Bella, bella, bella reattiva. Le manopole su stretto, tutto stretto. Tu c'hai la bici tutta settata a caso. Avevi una bici settata a caso. Adesso ce l'ha qualcun altro. Appena sali su sta bici qua, subito. Stisness. Un attimo qua. Reso conto della giornata? Sono riuscito a girare senza bici. Mi sento più leggero. Abbiamo guadagnato un paio di occhiali. E niente, è sempre un dispiacere quando rubano le cose. Raga, mi faremo sapere di questa bici. La troveremo, ragazzi. Quando sono tornato a casa ieri sera, non riuscivo a smettere di pensare al fatto che non è possibile che queste cose succedano sempre alle persone più buone. Quindi ero a letto e ho detto: no, vabbè, ma io non posso stare fermo. Quindi mi sono alzato, sono sceso in box, ho preso la mia bici, l'ho smontata completamente, ho pulito e ringrassato da cima a fondo ogni parte della bici, l'ho rimontata rimanendo in box fino anche alle 2 di notte, ma proprio facendolo con piacere. Perché ho pensato, ma gli amici esistono per un motivo. Sì, c'è una raccomandata da firmare. C'è una raccomandata da firmare. C'è una raccomandata per lei, al consiglio Ah arboreto. sì, Si deve firmare. Eccola qua. ma solo Solo cosa? ma tutta di quelle missioni. È un piacere, mica. Com'è? Come la tua praticamente. Per il palchetto, tutto nuovo, wow. È tutto nuovo. Oh, Albi, guarda qui, tocco di classe che gli ho non ho messo. problemi, infatti. Oh, ragazzi, almeno così abbiamo una bici che sostituisce la bici rubata, giusto? Beh, altro che sostituisce, supera. È bello perché vuol dire che sono anche affiancato da persone veramente brave, gentili. Sì, beh, forse adesso il video sta prendendo una piega troppo smielata, ma c'è comunque qualcosa che non mi torna di tutta questa faccenda. Facciamo un piccolo salto indietro. Pronto, ciao Chiara. Allora, tra qualche giorno è il compleanno di Albi e vorrei fargli una sorpresa. Però avrei bisogno della vostra complicità. Ci state? Oggi non è un giorno qualsiasi, ragazzi, ma bensì è il 24 novembre 2020, giorno che precede il compleanno dell'Arboreto. E sapete, c'è un po' questo lockdown in giro e sì, non abbiamo potuto festeggiare come si deve questo compleanno con l'Arboreto, ma ho pensato bene di fargli la festa. Ok, Toto, io sono sul portone. Ne ho detto all'Albi, Albi, dopo partiamo il cane al parchetto, però aspetta me. Che torno, vado giù un attimo, vado giù una mia amica. Sì, è qui, è qui. Siccome il furto era andato a buon fine, l'unica cosa che rimaneva da fare era creare un diversivo per far andare Arboreto nel box. Allora andiamo a girare. Sì. Cioè, 12:20 c'è la visita, poi torno dalla visita, comunque 1:30 più o meno sono lì. Ma questa è tutta un'altra storia e l'avete già vista. Vabbè, ma che cosa dire di tutta questa situazione Arboreto, eh? Ci sei proprio cascato come un pollo questa volta. Non c'è niente da dire. E tutto questo è solo per dirti, in ritardo, ma secondo me ne è valsa la pena. Auguri, coglio. Sto andando a prendere l'Arboreto. E non troverà la bici. Da adesso devo entrare nella parte. Devo entrare nella parte. Ah, minchia.
sculata come sei, te l'hanno presa il giorno del tuo compleanno. Poi lui verrà a scoprire, cioè lui veramente penserà che gliel'ha rubata. Lui verrà a scoprire che sono stato io solo nel momento in cui vedrà questo video. Ah, e comunque la bici è tua veramente?